Salve ragazzi, sono Yata e bentornati su Dark Souls 2. In questo episodio faremo un po' gli ultimi ritocchi di build up al nostro personaggio, prima effettivamente di fargli concludere la sua avventura a Dranglake. Quindi siamo di nuovo qui al castello di Dranglake, anche a farlo apposta, perché c'è ancora una cosetta in questa stanza che prima ho ignorato ma che bisognerà fare. Intanto inizio a svalvolare. In realtà ho già fatto quello che mi serviva, Dovevo solo accendere, far aprire quella porta. Che forse non era quella giusta, mi sorge il dubbio. Eh sì, c'è una sentinella della rovina, ma ce n'è praticamente una in ogni... Non mi ricordavo, e infatti cedeva al pavimento. È il posto giusto almeno. E la cosa mi va abbastanza bene. Spero che la sentinella non mi segua, cosa che ha già fatto. Tanto sto qui. Non posso usare il falò. Vabbè, la uccido da qua sotto, tanto dovrei riuscire a aggrarla. No, a aggrarla l'ho già aggrata, vuol dire riuscire a bersagliarlo. Io continuo così in maniera molto tranquilla e rilassata. Forse prima o poi si renderà conto dell'inutilità di starmi qui a... Un ultimo colpo, sei morto. Queste respawnano per quello... Qui dovremmo trovare tutto il set di Faram, che è praticamente il set iconico di Dark Souls 2. Si trova su... Sto dicendo si trova sulle magliette. Si trova sulla copertina del gioco e quant'altro. E qui rincontriamo lui. Ed è questa la terza volta che lo incontriamo, nonché l'ultima. Parliamoci. We meet again, young undead. You have the look of a true seeker. I am Dark Diver Grandal, seeker of dark, giver of dark. If you seek true dark, I will grant it to you as much as you desire. Well then, is dark what you wish for? Sì, ci stiamo per unire al patto dei pellegrini dell'oscurità. Cosa che abbiamo appena fatto, tra l'altro. Abbiamo solo il sigillo dell'abisso, abbiamo stato il patto. Ok. La cosa interessante a noi era avere il sigillo in realtà del patto. Che effetto ha questo sigillo? Ve lo mostro subito. Praticamente potenzia. Ecco qui. Ah, non c'è scritto. Comunque. Anello del patto del pellegrino all'oscurità. Aumenta l'attacco del malocchio ma riduce i punti vita. Cos'è l'oscurità? Forse lo sappiamo già. Temiamo l'oscurità eppure in essa troviamo sollievo. Che stringe. Vabbè. Possiamo vedere il baratro nascosto. Con questo i nostri malocchi faranno. Non mi ricordo la cifra esatta, ma è più del 5 e meno del 10%, quindi credo sia tipo il 7,5, una cosa del genere per cento, i danni in più con i malocchi. Ovviamente adesso, ogni volta che faremo un... lanceremo un malocchio, subiremo un piccolo danno. Non si può avere tutto dalla vita, no? Come sempre. Adesso, torniamo nella cripta del non morto per metter fine a un affare che io di solito tendo a lasciare... a non voler mettergli fine. Ma una delle novità introdotte con l'aggiornamento gratuito è proprio necessità di questo piccolo sacrificio. Quindi, malincuore, andiamo a uccidere King Vendrick. Qui sotto c'è il classico non morto rompiscatole che suonerebbe la campana. E quindi andiamo. È lo stesso discorso di quando siamo andati a sconfiggere Velsat, altrimenti qui uscirebbero tutti quanti spettri. E sarebbe decisamente più fastidioso dover arrivare giù in fondo, visto che ci sono comunque i cavalieri di Vendrick qui, infatti. Uno, due. E lì, sono riuscito a farmi colpire ugualmente. Uno si... ci prova a fare le cose fatte bene, ma non ci riesce. Almeno io non ci riesco. E ci troviamo di nuovo al cospetto di Vendrick. Eccolo qui. Vendrick possiede una particolarità. Prima non l'ho fatto notare perché in effetti era inutile. Ovvero, lui ha fatto utilizzo del potere dei giganti e questo l'ha reso praticamente quasi invulnerabile. Però utilizzando le anime dei giganti che abbiamo ottenuto nel precedente episodio, riduciamo enormemente la sua difesa. Questo come ci aiuta? Praticamente, cioè come ci aiuta è evidente.
Diciamo che con questa cosa possiamo avere una speranza di sconfiggerlo. Noi abbiamo nel nostro inventario 4 anime di giganti. Potevamo arrivare a 5 in realtà. Tra l'altro Vendrick ha una difesa talmente alta che all'inizio neanche si accorge dei nostri attacchi. Notate, ci one shot. Questo era scopo esplicativo. È un po' simile al Signore dei Giganti. Però questo almeno è un boss opzionale. Ed eccoci al nostro secondo tentativo contro Re Vendrick. Visto che il fight è relativamente noioso, credo che accelererò direttamente il tutto per farvelo vedere. Se no, veramente vi rompete le scatole in una maniera impressionante. Qui l'unica difficoltà è il non sbagliare, altrimenti ci shot. Per il resto è facile. Basta continuare a gironzolargli intorno. Così non c'è neanche bisogno di schivare all'atto pratico, eh. Quindi acceleriamo. E ok, finalmente Vendrick è morto. Cioè, è stata veramente una cosa monotona, ma tanto monotona. E alla fine ho optato, come avete notato, per farlo direttamente in mischia, perché beh, nel tempo di casting finivo male comunque. Morale della favola, abbiamo ottenuto le sue anime, ma nessun equipaggiamento, soprattutto non la sua anima. Adesso vedete il perché. Ed eccoci nella nostra odiata Amana, per svelare il mistero dell'anima del re. Ora, io utilizzo un'effigie umana perché effettivamente stavo con una vita penosa in questo momento. E, tra l'altro, quando prima ho sconfitto Vendrick, dietro di lui c'erano praticamente i suoi indumenti, il suo equipaggiamento si può dire, anche se in realtà non è droppabile, ma vabbè. E quello praticamente permetteva, tramite la nebbia cinere, di andare nei ricordi del re e avere alcune conversazioni con il defunto monarca. Defunto. Vabbè, attualmente è defunto, quindi possiamo utilizzare il termine defunto. Mi è crashata la connessione, cosa brutta che significa che è crashato direttamente internet. Allora, a parte ricordando l'odio atavico per Amana, e ancor più perché mi sto rimbambendo un po'. Allora, stavo dicendo, ci sarebbero delle conversazioni con King Vendrick messe dai DLC delle colonne perdute. Io non ci sono andato semplicemente perché di fatto li ho già fatti. Abbiamo già, sul canale ci sono già tutti i discorsi che metterò probabilmente nella playlist, anche se è un video di parecchio tempo fa. Non sono stati minimamente cambiati i dialoghi, quindi perché cambiare? Perché fare un doppio video? Non c'è senso. Detto questo, lì non mi fido, la prenderò dopo il drop. Non vorrei cadere e sfracellarmi. Allora, no, bisogna andare più avanti. Detto questo, come ho sconfitto King Vendrick? Alla fine l'ho sconfitto in melee, perché i tempi di casting non mi davano molta sicurezza, sfruttando una combo tra vita bassissima e l'anello con vita rossa, che aumenta l'attacco base di parecchio se si è in fin di vita praticamente. Ora, seguiamo questa pedana. Mi ero dimenticato che c'eri anche tu. Chissà se riesco a avvelenarti. Non dovresti avere tutta questa grandissima vita. Io metto qui dietro. Ma infatti non ha questa gran vita. Noi aspettiamo un tanto, intanto parliamo. Ho usato un mix tra anello di pietra rossa, anello delle lame e anello della cloranzia per poter fare più combo e pazienza per buttare giù Vendrick.
Tanto ho notato che con tutti questi accorgimenti facevo più o meno il danno, un po' meno, no, un po' meno del danno che avrei fatto con i malocchi. Però lì potevo combinare due o tre combo in maniera come, in base alle aperture che forniva il re. Questa porta, che adesso apriremo, può essere aperta unicamente se siamo in forma umana. Motivo per il quale ho usato l'effigie umana prima. E qui abbiamo due sorprese. La prima è l'anima del re. E non, suppongo non ci sia bisogno di dire di quale re è l'anima. E qui sopra un forziere, che contiene, se ci riusciamo a aprirlo in tempi brevi, l'equipaggiamento del re. Adesso io leggerei la descrizione di entrambe le cose. E poi manca un'altra piccolissima cosa, per, giusto per completezza, per poter completare. Dov'è? Mi sono perso l'anima di Vendrick. Dovrebbe essere qui giù. Anima del re. Non mi ricordavo fosse così enorme. L'anima di Vendrick, re di Drangleic. Questa grande anima richiama l'oscurità che travolse il re. Forse questo re, che un tempo governò il mondo degli uomini, non era adatto al vero trono. Usa l'anima di colui che vincolò il fuoco per acquisire numerose anime o per creare qualcosa di grande valore. Vediamo anche l'equipaggiamento, che tra l'altro questa anima, mi pare, e l'equipaggiamento suo sono stati soggetti a modifiche tramite Scholar of the First Sin. Tra l'altro c'è la corona di Drangleic. Corona di Vendrick, re di Drangleic. Cosa definisce un re? Secondo alcuni il diritto di nascita, altri ritengono sia opera del destino. Forse non è importante, a patto che il nome del re serva a unire la gente. Non mi ricordo se gli altri pezzi dell'equipaggiamento sono diversi. No. Ok, quindi adesso ci manca solo un'ultima cosa, quindi andiamo a Zeldora. Subito. Ok, eccoci alla cava di pietra lucente di Zeldora. Bisogna andare direttamente al falò praticamente primordiale di Freya. Quindi probabilmente accelererò anche qui, visto che Zeldora per me una volta su due è sempre un grande mistero come attraversarla. Perché mi dimentico, non perché sia particolarmente difficile di suo. Forse mi salvo. Perfetto, mi sono salvato. Già che siamo venuti a Zeldora, facciamo una visitina a Ornifex, che comunque ha... può scambiarci... Partito ragno? No, ok. Può scambiarci l'anima del re con alcuni altri oggetti, che ora non meno mi interessano, però... scambia, giusto? Allora, possiamo scambiare l'anima del re con la spada del sovrano, che dice Spadadone di Vendrick, re di Drangleic. Il potere di questa spada è legato al numero di anime possedute da chi la impugna. Praticamente scala con la quantità di anime. Dopo aver assunto forma umana, un frammento di oscurità divenne ossessionato dall'anima del re. Spinto dalla sua ossessione, cercò diverse anime e tentò di appropriarsi della forza dei giganti. Poi, spadone pesante del re. Uno spadone pesante forgiato dall'anima di re Vendrick, infligge danni ingenti ai nemici corazzati. Soltanto il re sa se la riproduzione della regina è uno scherno risentito, un'affettuosa esaltazione. Perché su questo spadone, sul filo della lama, c'è una Chandra praticamente. Manca lo scudo, infatti, ecco, scudo di Drangleic. Scudo di Re Vendrick, scudo di Vendrick, re di Drangleic, dopo aver assunto... Ah beh, questo qua è sempre il discorso di prima. Grazie, grazie di tutto, Ornifex. Tra l'altro lo scudo di Drangleic è quello che ho utilizzato per tutta la mia prima run, quindi per me ha un valore affettivo, ma non penso sia rilevante per voi. Allora, adesso l'ultima cosa da fare. Ok, eccoci nell'arena di Freya, amata del duca. Tra l'altro, proprio... Oh, stavo per essere colpito. Tra l'altro, qui credo ci debba essere ancora la testa. Mi sa non gliel'ho fatta cadere durante questo fight. Comunque, qui davanti a questo drago fossilizzato, forse questa statua, possiamo fare l'ultima cosa per me è stata la nebbia cinere.
Ed eccoci nel ricordo di Draghi. Lì giù c'è un cadavere, anche se non si può raggiungere direttamente, bisogna fare il giretto, del drago. Presumibilmente dovrebbe essere lo stesso drago che abbiamo visto prima, anche se non mi pare sia così. Comunque da questo possiamo ottenere un oggetto quantomeno unico. Riuscissi a ottenerlo, non mi compariva il prompt. Anima di drago antico. Esamina e possiamo riuscire, non c'è nient'altro da fare qui. Ora, sperando che i ragni non mi hanno sopraffatto, vorrei leggere la descrizione. Guardiamoci intorno, ok. Vorrei leggere la descrizione di quest'ultima anima, che non trovo. Ecco. L'anima del grande drago antico che si erge magnifico nelle profondità del santuario. Questo potente essere resta in attesa di chiunque vada a fargli visita. Usa l'anima del drago antico, creata da coloro che scrutarono l'essenza stessa dell'anima per acquisire numerose anime e per creare qualcosa di grande valore. Bene, mentre ci proviamo al fallo primordiale per tornare a Majula, vorrei porre l'attenzione su queste ultime parole. L'anima creata da coloro che scrutarono l'anima. Praticamente si riferisce a Vendrick e Aldia, quindi si suppone che quest'anima sia finta, sia falsa, sia un'emulazione creata da Aldia e dei due fratelli in generale. Visto che abbiamo potuto appurare come Aldia cercasse di ricostruire un drago. Nella sua villa c'è uno scheletro di drago. E per puro caso nell'area che è successiva c'è un drago antico. Autonominatosi, quindi probabilmente questa è semplicemente una menzogna e quel drago è falso. Ora, concludiamo qui questo episodio e nel prossimo concluderemo direttamente questa nostra serie. Ciao ragazzi!